La Serie A di Beach Soccer parte da Pescara. Dal 2 al 5 giugno si terrà la Supercoppa e poi ci sarà la prima tappa della pool promozione. Pescara così torna a ospitare l'evento organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti dopo 12 anni. La Regione Abruzzo da ormai 3 anni, da quando guido questo assessorato, si sta contraddistinguendo e caratterizzando come regione dei grandi eventi. Non abbiamo paura di affrontare queste sfide. Quando c'è stata proposta la sfida di Beach Soccer qui a Pescara, siamo stati subito entusiasti, abbiamo colto l'occasione per promuovere questo ulteriore grande evento della Regione Abruzzo, in particolar modo nella città di Pescara. Il rapporto con la Lega Nazionale Dilettanti è ormai più che di collaborazione, di estrema amicizia personale e politico-amministrativa. Abbiamo la possibilità, attraverso lo sport, di mediare non soltanto messaggi positivi, in particolar modo nei confronti dei più giovani e quanto ne hanno bisogno dopo 2 anni di Covid, ma è importante l'indotto economico, sociale, turistico che i grandi eventi danno nei confronti dei nostri territori, che ne hanno fortemente bisogno, che lo richiedono con forza, che hanno grande fame di vita e di sport, che sono due facce della stessa medaglia. Noi stiamo promuovendo questi eventi, lo facciamo con orgoglio, con professionalità e soprattutto mettendoci la faccia e anche contribuendo a questi eventi in maniera concreta. È di questo che hanno bisogno le associazioni e di questo che ci chiedono le federazioni. La città di Pescara, le città abruzzese, ognuna per le proprie vocazioni sarà soddisfatta rispetto alle richieste che porteranno avanti.